6. Il primo a ritrarsi è Meriggio, che non parteciperà al lancio. Si parte con Mini Hansel e Loro in America che fanno partenza e sopravanzano entrambi l'ambro. Mini Hansel scende al comando, vedremo la scelta tattica di Santomollo. Loro in America è subito lì. Mini Hansel decide di correre sotto, lo strappo in 12-9. Ma allora l'America ha preso la testa, l'ambro in terza corsia per aggirare il speciale di Fab che poi va in corda perché sbaglia Maccabeus HBD. L'ora l'America un po' a sorpresa al comando, saltandosi all'ambro che Mini Hansel. Mini Hansel seconda sotto, speciale terzo, Meriggio quarto. Di fuori come l'ultima volta l'ambro, 27-6 primi 400 metri, l'ambro arriva, l'altro giorno gira di fuori in Tilimani, oggi dovrà farlo con l'ora l'America che però ha per adesso ripreso in mano, anche se i 600 sono violentissimi in 42-4, 29,5. Dopo lo strappo, seconda curva imboccata, Loro in America in vantaggio, l'ambro di fianco, Mini Hansel seconda sotto, speciale di Fab a mezza ruota che vuol tenersi a destra libera per fare eventualmente la seconda pariglia senza farsi chiudere da Meriggio. 56-8 metà gara, 29-3, questi 400 metri, sembra che tiri indietro Loro in America, in realtà va abbastanza forte, 1,5 avanti all'ambro che chiude sempre Mini Hansel, non sta succedendo nulla, i 1000 di gara vengono abbordati in questo istante da Loro in America. In 1-11-6, 29-1 dal palo metà e opposta, Lorel ancora a tirare indietro visivamente nei confronti di Mini Hansel che ha di fianco l'ambro che però per adesso non riesce ad agganciare Lorel, quindi Especial di Fab, ancora un paletto svelto per Lorel America in 14-6, 1-25-7 di 1002, Lorel in vantaggio, l'ambro scuffiato, Mini Hansel che non sa dove andare, Especial di Fab che ha fatto la seconda pariglia. Quindi Meriggio, in finire dell'ultima curva, Lorel America sta controllando l'ambro, quindi Especial di Fab. Braccio e frusta in terza ruota, eccola la retta con Loro in America in vantaggio, Mini Hansel con Santomollo blindato la corda che non sa come spostare, Loro in America allunga, Mini Hansel ha da correre, si libera adesso, prova a cambiare azione ma è troppo tardi, il palo arriva, Loro in America vince bene, Mini Hansel ha un po' da recriminare perché è arrivata senza correre, terzo di dentro c'è cioè Meriggio, 29-8 la chiusa un po' lenta, Loro in America ha pagato la spesa dello strappo iniziale, evidente in 12-9, salva un collo, se Mini Hansel si fosse liberata prima, probabilmente l'avrebbe battuta. Terzo, buono per la prossima. Meriggio, 1-55-6, 1-12-3.